esce fuori da questo meccanismo per cui anche nelle ultime sezioni del paese bisognerà rappresentare la mozione Civati, oppure noi da questa storia non ne usciamo fuori. Io per questo qui prima chiedevo a Sesa se sul piano nazionale quali erano le cose, le novità, perché se noi non introduciamo queste novità noi avremo la stagnazione, cioè noi avremo messo in piedi un partito che non serve ai cittadini, non serve ai cittadini, serve ai gruppi dirigenti per perpetuare se stessi, punto. Allora, noi abbiamo, e questo è un problema che abbiamo anche qui a Foggia, noi abbiamo dei circoli che non sono manco circoli, sono comitati elettorali permanenti, cioè noi questo problema di come il partito deve cambiare sul piano nazionale e di come poi tutto questo deve avvenire sul piano locale, noi non lo possiamo dimenticare, perché è la cosa fondamentale. Se sul piano nazionale nulla cambia, qui nulla cambierà, non ci illudiamo, nulla cambierà. Quindi io sono anche interessata ad alcune questioni che pure aveva posto Sesa. Allora, ci dobbiamo organizzare in associazioni, capiamo, perché se si deve fare così deve essere una cosa che deve essere poi aperta a tutti, poi si può condividere, non si può condividere, ciascuno di noi può fare la scelta di starci o di non starci, però perlomeno è chiaro come noi ci muoviamo, altrimenti effettivamente diventa difficile, diventa molto difficile. Quindi questi sono i due aspetti che ho voluto, diciamo, far venire fuori, perché noi non siamo disgiunti da quello che avverrà sul piano nazionale, assolutamente.